tutaj. Tak. In inverno è un po' un casino qua. Vabbè, sopra, ma i turisti qua che vengono su. È una cosa un po' indietro. In estate ci stanno, ma in inverno è un po'. Ah, gli mettono quelli le cabine. Sì, quelli là ecologici. In inverno non vanno su. È poca la gente, allora per poi mettere tutti i bagni che costano secondo me una cifra. Però ci vorrebbero. Ma scusi, qui Giro d'Italia non è mai arrivato? Sì, è arrivato. È arrivato. Sì, sì. Qui sul Vesuvio? Sul Vesuvio, sì. Proprio qua era la prima. Sì, è arrivato l'ultimo Giro d'Italia. Quando è stato che è stato fatto? Ah, sì. Quest'anno? No, allora quello la prima. Non è che mi piace tanto la bicicletta, insomma. Sì, sì, per andare a Salerno col treno. Ma bisogna andare a Napoli, sì, perché questa stazione a Portici è chiusa. Ci stava pure a Portici il treno per Salerno, però ora è chiusa. Se invece arriviamo a Sarno? E a Sarno come arrivate voi? Sempre col treno. Col treno con la Vesuviana? Sì. No, vi conviene andare a Napoli. Da Napoli ci sta più. Ma a Napoli mi dà la centrale oppure la Piazza Garibaldi? Sì, ma dico solo la centrale che va giù a Salerno oppure c'è anche la Vesuvia? No, è la ferrovia dello Stato che va a Salerno. La ferrovia dello Stato. C'è il Freccia Rossa che parte alle 11:55. Per Salerno? Sì, quello lì che fa. Quello che abbiamo preso noi e quello che abbiamo preso noi per venire. Che ora sono adesso? 11:30. Ce la fate, sì, se sì. E la Freccia Rossa che ci mette? Un quarto d'ora per arrivare. Ma scusa, non hai visto il coraggio con i lati della corsa? La Freccia Rossa, quando si è andati alla Freccia Rossa? Sì, hanno sbagliato il treno. Danno la beta, gli hanno dato una multa. E ce n'era uno nella nostra carrozza, che era un giornalista, si è registrato, che aveva sbagliato treno, carrozza. Allora ha detto, ascolti, si sposta le beta 15. Quindi si era messo un bel spavanazzato, a quattro posti, per cui erano liberi. Sì, sì. Penso di sì, no, io non ce l'ho ancora. Ma non è un problema, è solo che Per i sessantenni non ce l'ho ancora. No, ma no, non è un problema che abbiamo, nel senso
anch'io non c'ho nessun problema, anche lui, solo che l'urologo dice siccome che questi dottori ci fanno andare a fare le trac orite, insomma, e allora ha detto che bisogna mettersi ogni 3 ore, mettersi in testa e andare a fare la pipì. Vabbè, ma se uno beve mica è una cosa sì, che scende normale, se non bevi come fa? Poi io quando guardo la partita devo correre 3 o 4 volte, vedo poi il Napoli. E quella è l'emozione. Mamma mia. Perché è tifoso del Napoli, non ci credo. Non ci crede? Ah, ma è napoletano, no, credevo che era una cosa. Perché pensi che quella del nord tifo solo per quelle squadre del nord? No, non è che tifano delle squadre, però. Del Napoli, non lo so, ci vogliono bene poco, non lo so perché, ma non so, però quando veniamo giù e cominciamo a mangiare la sfogliatella ci innamoriamo. Che poi non è vero tutto quello che dicono, però mi sembra difficile che c'è un po' di scuole poi ma è un tipo fiorentino. Chi è? Non lo conosci, Claudio Millefani. Napoli e poi noi abitiamo vicino alla Benedina dove si allena l'Inter. Ah sì. Piano Gentile. Piano Gentile, sì. Ogni tanto andava a salutare Mazzani. Beh, lo salutavate, ma lo salutavate, ma non giusto giù. Adesso non lo salutiamo più. La reazione dei napoletani com'è stata? No, ma è stato bene secondo me, perché il tuo blocco era un scemo. Poteva rimanere a Napoli e faceva il signore, meno male. E non se ne andava cacciato. E poi Benitez è molto più grande di Mazzani. Ma lo volete Balotelli o non lo volete? E che ci serve a Balotelli? A che ci serve? Solo una... Non vuole mica venire qui a fa solo confusione. Fa solo casino e crea bordello. Napoli della figlia. Esatto. Perché lei? Ma si parla di Lavezzi un'altra volta a gennaio. Sì, si parla di Lavezzi. Perché la figlia, scusami, cosa c'è la figlia? La figlia è la figlia della Fico. La figlia napoletana. Napoletana, sì. È la figlia napoletana. Perché la so sì. Io? Ma quindi non abita più da noi? No, c'è a Londra. È a Londra, è su fuori. Ma c'è il fratello? Sì, porto, sì, sì. Anche domenica. Hai visto domenica? Che stronzate proprio. A volte fa partite veramente a livello mondiale, proprio. Poi a volte non lo so, si perde un bicchiere d'acqua. Sì. Quest'anno 2 volte, col Palermo e col Cagliari. Io sto comunque una bella squadra, se vuole ce l'ha. Se vuole, ce l'ha. Tante volte mi sembra che non. Anche l'ho vista adesso che hanno giocato a... Secondo me è troppo convinta quando scende in campo, è convinto di sé, è sbagliato. Ma Franca ha fatto paura. Bravo, esatto. Qua è spostato quando non c'è la nebbia. Ma come mai c'è... Ma stamattina sta giornata un po' uggiosa, ma niente di difficile qua che capita questa giornata. Mi copri il balcone, no, guarda perché mi copri il balcone, c'è la tua.
Sì, col Monza, sì, arrivano su. È stato un macello. Scusa, se a novembre dell'anno scorso se venivamo... Ma col Puma arrivava su fino a su lì. Se no, sì, però qui che ce n'è qui uno davanti. No, quindi andavamo fatto. No, te lo lavi tu. Da dentro perché si... ci passare, sì, ma questi qua non capiscono, capi? Sottatesce. Al bivio era su sì più sopra.